Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Oggi vi presento un prodotto che è un'assoluta novità sul canale Tutto Tech. Mi hanno inviato la società Fondim il modello A7WB ed è una dashcam. Dashcam che andrò a mettere nell'auto e sinceramente è la prima volta che testo una dashcam, mai successo, non so neanche da dove cominciare. Però è un'occasione giusta secondo me per capire insieme che cosa contiene e che cosa bisogna fare per poterla installare. Se è una cosa semplice o magari serve un installatore. Io penso che sia molto semplice da installare. Eventualmente c'è da nascondere i cavi e quant'altro, se non avete una grossa manualità ci si può rivolgere comunque a un installatore professionista in modo tale che il lavoro venga fatto nella maniera più ottimale. Ma non perdiamo tempo e facciamo l'unboxing. Partiamo ad analizzare il package. Il package sinceramente mi sembra davvero molto bello. Si sfila. Andiamo a vedere insieme che cosa c'è nella confezione. Manuale di istruzioni, una micro SD da 64 GB che ho già inserito all'interno della dashcam. Questo è il cavo USB-C USB, dashcam per la telecamera posteriore da applicare in macchina. Questa è la dashcam, dopo vedremo un po' più di specifiche. Questo è un filtro polarizzatore, vi servirà nel momento in cui, da applicare sulla lente, c'è del sole contrario, in modo tale che non vada a creare un pessimo effetto di ripresa. Qui abbiamo vari accessori, dalla USB con adattatore micro SD, tutta una serie di passacavi adesivi, se per caso volete attaccarlo magari alla lamiera, piuttosto che, ce ne sono veramente tanti. Questi sono i cavi di collegamento per i fusibili, il cavo ODB e altri biadesivi vari che possono essere utilizzati in sostituzione di questo se dovete cambiare ad esempio veicolo, e poi ce ne sono altri due anche per la dashcam che ha un biadesivo un po' più grosso qui. Andiamo a vedere un po' più nello specifico la dashcam. Questa è la parte che punta verso la strada, passatemi il termine. Quindi telecamera anteriore, funzione radar. Se la dashcam rileva un movimento, inizierà a registrare. Nella parte superiore, come vi facevo notare prima, il biadesivo con la comoda slitta per poterla estrarre. Girandola abbiamo la telecamera che riprenderà gli interni della macchina e lo schermo dove andrò a visualizzare sia l'anteriore dell'auto, quindi ciò che sta riprendendo davanti, sia il posteriore quando andrò a collegare la telecamera posteriore, sia l'interno dell'abitacolo. Qui abbiamo tutti i tasti per poter navigare nel menu e quindi andare a fare le varie impostazioni che vedremo dopo, e questo è il tasto di accensione e spegnimento. Nella parte superiore troviamo l'ingresso dell'alimentazione, micro SD e attacco per la telecamera posteriore. Ci siamo trasferiti in macchina. Questa è la telecamera, la dashcam montata, e questo che è il filtro polarizzatore. Va a togliere il riverbero che si potrebbe venire a creare della ripresa tramite il vetro, tramite la parte anteriore. Quindi, montato questo e messa la telecamera, io ho fatto la connessione con l'OBD. L'OBD è quell'accesso all'auto che solitamente viene utilizzato quando vogliono fare una diagnostica. Quindi noi andiamo a collegare questo nell'OBD, questo va collegato sulla telecamera, dashcam accesa, questa è l'inquadratura, come vedete questa sarebbe questa telecamera, vedete? E questa che vedete intorno è quella frontale. Quando monteremo anche la telecamera posteriore, il quadratino si comparirà qui in alto, naturalmente si restringeranno un po'. Quindi adesso andiamo a fare il collegamento con il cellulare, dopodiché vi farò vedere, ho già impostato data, ora, che volevo chilometri orari e non miglia orarie, molto semplice l'utilizzo, c'è il tasto menu che è da questa parte, te lo faccio vedere al volo, si scorre attraverso il menu. Per poter entrare nei sottomenu vi basterà dare l'ok. Tutto qui. Per andare nell'altra pagina del menu cliccate ancora M. Ho acceso la dashcam, mi dice di inserire la micro SD e di formattarla, quindi premiamo il tasto menu, andiamo sulla micro SD,
quindi sulla scritta formatta, e qui formatta carta, diamo l'ok e qui gli diciamo di formattarla. Diamo di nuovo l'ok, sta partendo la formattazione ed è completata. A questo punto la prima operazione è stata fatta. Ora torniamo sul menu e andiamo in wifi, gli diciamo che lo vogliamo acceso e a questo punto ci spostiamo sul cellulare. Entriamo nelle impostazioni del cellulare e mi dirà dashcam. Una volta trovata questa impostazione ci clicchiamo sopra e andiamo ad inserire la password. Per poter connettere la vostra dashcam col cellulare vi basterà semplicemente fare questa operazione. Entrerete nelle impostazioni del vostro cellulare e trovate la scritta TS Dashcam B7 CD. Una volta connesso vi chiederà di inserire una password. La password in questione è per adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fatto questo, entrate nell'applicazione che è TS Cam e vi dirà se siete connessi. Una volta connessi, questa è l'applicazione che va a essere connessa con la dashcam. È già partita la registrazione. Ogni qualvolta voi salite in macchina o comunque sente un movimento, partirà la registrazione. Andiamo a vedere un po' di informazioni su questa applicazione. Record setting, DVR wifi name, magari metteremo auto banalmente. Tanto sono tutti parametri che potete andare a modificare in un secondo momento. Vedete, si sta connettendo nuovamente, perché se avessimo cambiato nome, infatti da che è offline, vedete, l'ha rinominato auto. Quindi noi ci clicchiamo sopra. La password, visto che l'abbiamo cambiata, è quella che vi dicevo prima, facciamo accedi. Quindi vi sto facendo vedere la procedura proprio di quella che ho fatto prima io, niente di più niente di meno. Questa, vedete, si è connesso, quindi torniamo sulla sua applicazione, diciamo di connettersi, si è connessa. E qui, se vogliamo, ritorniamo nel record and setting, qui per poter formattare la durata della registrazione. Allora, si può fare da 1 a 3 minuti, dopodiché cancellerà il precedente file per continuare poi a registrare, quindi continuerà a sovrascrivere in modo tale che avremo sempre i file che ci occorrono, quelli più aggiornati. Recording storage e la scheda, però noi qui possiamo dire di accedere, accesso completo ai video e alle foto del mio cellulare, in modo tale, vedete, sta facendo già delle registrazioni perché comunque nel frattempo passa il tempo. Torniamo indietro e qui abbiamo di mettere in pausa la registrazione, farla partire e poi fare le foto. Questa è l'applicazione. Passiamo ora alla dashcam. Io ho impostato un 2K 1080 anche per quanto riguarda la telecamera che riprende me internamente, in modo tale che nel momento in cui io lo andrò a piazzare al suo posto, che più o meno verrà posizionata in questa posizione, controllate sempre che la registrazione della parte anteriore sia ottimale, anche quella posteriore, in modo tale che non ci siano impedimenti alla visione. Secondo me anche qui dovrebbe andare bene, non dovrebbe neanche darmi tanto fastidio. Ripeto, sarà un'installazione momentanea, dopodiché andrà fatta quella definitiva. Andiamo adesso un po' più nello specifico. Come vi dicevo prima, entriamo nel menu. Non so se si vede, cameraman. Si vede. Io oggi mi avvalgo della mia professionista personale che mi sta dando una mano. Allora, come vi dicevo prima, c'è il wifi che va attivato semplicemente. Dopodiché abbiamo la risoluzione, la possibilità di attivare o disattivare l'IR in modo tale che ci siano registrazioni anche in assenza di luce, la registrazione in loop, il sensore G, e qui andate a dare tutte delle impostazioni di sensibilità e di quanto tempo, la lingua, fortunatamente c'è anche l'italiano, il salvaschermo, l'impostazione dell'orario e della data, formattazione della scheda, il ripristino. Dopodiché vi spostate con la M per poter andare nell'altro menu. Abbiamo il segnale GPS, la velocità e l'accelerazione, l'unità di misura, il fuso orario e l'ora legale.
Proviamo a collegare la telecamera posteriore e vediamo come cambia la visuale. Ho collegato la telecamera esterna, vedete la mia camera personale, camera woman. Allora, ho collegato quella esterna. Adesso la vedete così perché ho lasciato la pellicolina sulla lente. Ha fatto la suddivisione in questo modo: camera frontale, camera che dà verso l'abitacolo e la camera posteriore. Quindi io direi che è perfetta. Una volta che si stacca, ritorna a un'impostazione diversa. Allora, io per adesso sto guardando a distanza di tanto tempo, poi ragazzi, perché è un po' che ho questa dashcam in prova e devo dire che per adesso ho guardato alcuni filmati scaricati tramite il cellulare e devo dire che la qualità è davvero buona. Quindi avere uno strumento di questo tipo in auto ti consente di stare più tranquillo anche per dimostrare dopo un eventuale sinistro il fatto che comunque sia rispettato il codice stradale. Insomma, potrebbe dare parecchi vantaggi l'utilizzo di questa dashcam. Non so se ai fini legali può essere utilizzato anche come prova se qualcuno vi dovesse fare un danno all'auto. Ok, anche questa prova è fatta. Ok, colleghiamo la telecamera posteriore e ci rifacciamo un giretto. Allora, adesso abbiamo attivato sia la fotocamera interna, esterna e quella posteriore. Per adesso le ho praticamente solamente appoggiate la telecamera anche posteriore, così tanto per avere un'idea di massima. Dopodiché, quando farò fare l'installazione, sicuramente verrà calibrata al meglio. Allora, vediamo un po'. Intanto, avendo collegato tutto, questa è l'ultima prova. Nel frattempo ho visto che fa filmati come impostato da 3 minuti l'uno durante il movimento, perché comunque percepisce che c'è il movimento dell'auto e di conseguenza fa partire la registrazione. In conclusione, abbiamo una telecamera veramente completa. All'interno abbiamo tanti accessori e molteplici possibilità per poterla connettere e alimentare la nostra auto. Ha molte funzioni interessanti, il radar, il fatto della doppia telecamera che riprende anche l'interno, la telecamera posteriore, quindi si ha una panoramica molto ampia di accessori e di funzionalità di questo prodotto. Per adesso sono molto soddisfatto di quello che ho potuto provare e testare. Nel tempo continuerò a testarla, a farla installare in maniera un po' più messa meglio da un elettrauto, quindi un professionista, in modo tale che potrò godere anch'io delle caratteristiche, delle peculiarità e dei vantaggi di avere una dashcam. Vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter effettuare l'acquisto, questa volta su AliExpress ad un prezzo di 102,65 € più o meno, perché attualmente è in offerta da 210 euro, quindi vi basterà cliccare lì e vi rimanda direttamente ad AliExpress. Tenete in considerazione che un analogo di questa telecamera l'ho trovato anche su Amazon, ma ha dei prezzi oltre i 300 euro. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!